ritrovati a Nera di Calabria da Marisa Fallico e da Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud. Arcangelo, allora oggi ovviamente faremo la solita incursione nei fatti di cronaca che riteniamo più interessanti, che hanno guadagnato interesse mediatico e la prima parte la puntiamo su, diciamo, queste inchieste, queste operazioni che non riguardano prettamente l'Ndrangheta, ma che riguardano la politica e le istituzioni, perché la situazione è veramente diventata insostenibile. C'è una crisi pazzesca in questa regione, pensiamo soprattutto alla sanità, e però qui noi vediamo che la magistratura continua ad aprire inchieste. Perché? Perché tra corruzioni, abuso d'ufficio, clientele, superficialità e quant'altro, ci rendiamo conto che non c'è un settore che funziona o che viene gestito secondo il buon senso, secondo veramente il principio del bene collettivo come dovrebbe essere nell'amministrazione pubblica. Allora, in primo piano questa inchiesta della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che ha segnalato alla Corte dei Conti 6 funzionari pubblici per un danno erariale di 40 milioni e riguarda il centro cuore degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, un centro d'eccellenza che aveva aperto nuove prospettive per i pazienti calabresi con problemi cardiaci e che però, Arcangelo, non è decollato. Cioè noi paghiamo, ma nessun calabrese ha avuto la possibilità di usufruire di un servizio. Vediamo il servizio. Eccolo qui il blitz degli uomini della Guardia di Finanza agli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Nel mirino il centro di cardiochirurgia, un centro d'eccellenza avviato nel 2006, ultimato nel 2011, ma mai entrato in funzione. Ben 6 funzionari pubblici segnalati alla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 40 milioni di euro. Un'informativa è stata trasmessa anche alla Procura Regina. Infatti, nonostante i soldi spesi per la sua realizzazione, 18 milioni di euro, nonostante i costi per il leasing delle attrezzature e dei macchinari e la manutenzione, circa 140.000 euro al mese, il centro continua a rimanere chiuso, inutilizzato, incelofanato e i pazienti costretti ai viaggi della speranza. La motivazione ufficiale, come si evince dall'informativa delle Fiamme Gialle, è che non c'è il personale specializzato, complice la mancata previsione delle risorse finanziarie di copertura, il piano di rientro e il blocco del turnover. Sembra una commedia dell'assurdo. Eppure, a rivedere le immagini dell'inaugurazione qualche anno fa, che abbiamo recuperato da un video postato su YouTube, sembrava cosa fatta. Il presidente Scopelliti annunciava con soddisfazione che la Calabria e Reggio potevano contare su un polo di eccellenza, dotato di 2 sale operatorie, 10 posti letto di degenza e 10 di terapia intensiva, con tanto di sala multimediale, ambulatori e locali con le più avanzate tecnologie biomediche. I calabresi potevano finalmente avere prestazioni adeguate e dire basta all'emigrazione sanitaria. Promesse ancora una volta tradite. Sullo sfondo di questa incredibile vicenda, o vergogna sarebbe meglio dire, il solito armamentario delle incapacità gestionali dei governi regionali, l'immancabile tormentato iter per l'aggiudicazione dei lavori nel 2007, con denunce e controdenunce delle imprese partecipanti e aggiudicatarie, e non secondario lo scontro con Catanzaro e l'Università Mater Domini, che avrebbe dovuto cedere i 10 posti letto, visto che ben 80 erano stati assegnati al Sant'Anna Hospital, struttura privata ma convenzionata, cessione che non è mai avvenuta, per cui di fatto la Calabria ha continuato ad avere una sola cardiochirurgia concentrata nel capoluogo di regione. Inutili anche le proteste e le rivendicazioni di Cosenza. Verrebbe da chiedere a chi di competenza, Ministero della Salute in primis. Non ci sono le risorse per assumere il personale a causa del piano di rientro e poi si consente di sborsare decine e decine di milioni di euro all'anno per i pazienti che vanno a fare gli interventi di cardiochirurgia fuori regione. Qual è la logica? Arcangelo, c'è una logica in questa regione che così informa le linee programmatiche gestionali nei vari enti, nelle varie istituzioni? Se noi ripercorriamo la storia degli ultimi 30 anni, partendo da 3 acronimi,
che sono USL, ASL ed ASP. Cioè, se noi consideriamo quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni attraverso le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie provinciali, scopriamo come la politica abbia devastato, saccheggiato la sanità, come ai vecchi ospedali che avevano i consigli di amministrazione si siano sostituiti degli enti che erano formati prima con i famosi comitati di gestione, dai rappresentanti dei vari partiti, poi con i manager, comunque di indicazione È sempre politica. politica, abbiano insomma intanto per esempio acquistato un bene in un'ASPA ad un prezzo ed un bene lo stesso in un'altra ASPA ad un altro, come le assunzioni, ma aborigine di caldaisti, portantini, infermieri, amministrativi, sia stata in larga parte decisa nelle segreterie piccole e grandi dei partiti, come la sanità abbia rappresentato un grande bacino di voti clientelari gestiti dai politici dei vari territori per ottenere elezioni nelle assemblee locali, riferisco ai comuni, nelle assemblee intermedie, le province, nelle assemblee regionali, quindi il Consiglio regionale, addirittura quando si votava con le preferenze in Parlamento o in Senato, cioè la sanità è stata stravolta nella sua essenza, così come considerata nella Carta Costituzionale, cioè come un diritto assoluto, esclusivo di ogni cittadino, il diritto alla salute sia diventata tutt'altra cosa. E poi se ci guardiamo intorno, prima ancora del centrocuore di Reggio Calabria, ci sono gli ospedali di Geraci, il grande ospedale di Girifalco, l'ospedale di Pizzo, l'ospedale di Rosarno, l'ospedale di Scalea, strutture costruite con centinaia di milioni di lire, decine di milioni di euro e addirittura mai entrate in funzione, vandalizzate, come dire, prese d'assalto, e non sono rimasti neanche i radiatori dei termosifoni. E poi, fatta questa esperienza, che abbiamo pensato, ne facciamo altri, quindi abbiamo abbandonato quelli, ne abbiamo costruiti altri. È stata la sanità davvero una diligenza che passava, immaginate un film western, Ombre Rosse, a me piaceva molto, no? John Ford, Ombre Rosse, questa diligenza che passava carica di bottini e che veniva assaltata da questi peli rosse che erano appunto i nostri politici, piccoli e grandi. Noi però usiamo sempre questo schema, la colpa è loro, cioè dei politici, no, la colpa è anche nostra, perché poi in Calabria, smentendo tutto quello che c'è nei nostri geni, cioè la capacità che avevamo avuto di ribellarci e resistere alle legioni romane, la capacità che avevamo avuto di ribellarci e resistere ai soldati francesi e dopo ai bersaglieri piemontesi, tutta questa cosa che dovrebbe essere nei nostri geni ce la siamo dimenticati. Abbiamo scelto la strada della rassegnazione, perché altrimenti di fronte agli scempi che sono stati compiuti, altrimenti di fronte alla mortificazione, la paura, l'ansia di avere un parente che sta male e non trovare un posto adeguato dove farlo curare ed essere costretti a pagare aerei, fare visite private dai grandi primari nazionali, i quali tutto sono tranne grandi come dicono di essere, perché se non vai a visita allo studio privato e gli molli i soldi non entri nei grandi ospedali, parliamoci chiaro, anziché fare questo avremmo dovuto occupare le piazze e dire, reclamare, bloccare veramente in questo caso le strade e dire abbiamo necessità di avere buoni ospedali. Non è accaduto nulla del genere. Cambiano le amministrazioni da Assolutamente. 30 anni e vediamo sempre le stesse cose. Questa è la tristezza. La tristezza è la nostra rassegnazione. Se c'è una colpa, prima ancora di quella dei politici, è la colpa che ha ciascuno di noi. Certo, non c'è questo senso civico, anche questo spirito solidaristico di portare avanti una battaglia, perché poi ci lamentiamo sempre, Arcangelo, ma poi vediamo ad ogni elezione, purtroppo non ci sono molte alternative valide, no? L'uno o l'altro spesso sono la stessa cosa, destra, sinistra, i vari governi, però dobbiamo anche dire che poi la politica o comunque la nostra debolezza, la capacità di spaccare, per cui la gente, visto che ha bisogno, si illude e quindi molla. Se pubblicamente si lamenta, recrimina e quant'altro, poi magari va a dare il voto proprio a chi ha già rovinato la Calabria o comunque rovinerà la Calabria. È quasi una,
una sorta di circolo vizioso da cui è difficile uscire. È certo questo, è pure certo però che, come dire, noi qualcosa l'abbiamo fatta, tu lo sai, noi abbiamo fatto un libro che si chiama Codice Rosso, nel quale è raccontato tutto, cioè infatti, riesaminando, ed è un libro che nasce da un'esperienza personale che ho fatto io in ospedale con mio figlio che è stato male. Quando io ho visto quello che era accaduto a mio figlio con me presente, senza usare, come dire, come si fa, no? Questa aura di potenza per cui io non ho fatto niente, ho semplicemente seguito l'iter della vicenda di mio figlio e poi ho scritto un libro insieme ad Attilio Sabato, Codice Rosso, nel quale ho raccontato tutto e dove trovate, non lo faccio per fare pubblicità al libro, lo faccio per dire tu cosa hai fatto, io ho fatto questo, trovate certo tutto quello che accadeva negli anni 80, che è esattamente uguale a quello che è accaduto negli infatti anni 90 e nel 2000, cioè se voi leggete la relazione fatta dalla commissione d'accesso nella USL di Locri nel 1987 è assolutamente identica e sovrapponibile a quello che ha rilevato la commissione presieduta da Paola Basilone, che poi è diventata vicecapo della polizia nel 2010, dopo l'omicidio Fortugno, cioè significa che non è cambiato nulla. La stessa cosa è accaduta quando la commissione d'accesso antimafia nominata dal prefetto è per esempio andato in un'ASP come quella di Cosenza, che sembrava un'ASP strana, assolutamente, sono stati rilevate criticità che tutti conoscono nella zona di Cetraro, nella zona di Paola, che poi riemergono alle indagini antimafia, eccetera. Perché in tutto questo discorso, anche oltre alla mala politica, la mala imprenditoria, c'è poi naturalmente l'influenza dei boss, i quali nel loro territorio poi pretendono assunzioni, gestione di appalti, ma loro la sanità uomini, non cure. A caso è definita la Fiat della Calabria, nel senso che è il settore in cui ci sono più risorse, c'è più potere, quindi ovviamente la criminalità, pensiamo anche a quell'inchiesta famosa Reggio Calabria, Onorata Sanità, la dice lunga, no? su queste cose. C'è un politico intercettato, intercettazione diciamo anche nel libro, ma è interessante, la ribadisco perché è fondamentale per capire il meccanismo. Un politico intercettato che parla con un suo amico in macchina, non sa che c'è un amico spia e fa la classifica degli assessorati, ponendo appunto quello alla sanità, subito dopo quello all'agricoltura, poi quello alla formazione, attività produttive, come gli assessorati più importanti, basta mettercene certo uno e comandi, e gli spiega, ecco, questo è quello che è accaduto. C'è poi una telefonata intercettata in un'altra grande inchiesta, nella quale un politico della minoranza chiama un politico della maggioranza, siamo a metà del 2000, e questo politico chiede notizie della salute dell'altro, cioè di quello della minoranza, e gli dice guarda, io ancora non sto bene, ma ho individuato il medico tizio nella tale struttura, e il politico di maggioranza dice no, non andare da quello, per carità, che non capisce niente, ce l'abbiamo messo noi, ecco quello più con di tutto così il rispetto, tuttavia, perché ci sono molti medici bravi, assolutamente, l'altro io ho tutti però i medici in famiglia, quindi voglio dire, però il sistema è diciamo questo, che poi ci sono medici che fanno miracoli, s'ammazzano di lavoro, come sta affrontano succedendo ad esempio adesso anche nelle a Cosenza, strutture di pronto soccorso, nei reparti, che hanno responsabilità enormi perché poi la vita della gente è nelle loro mani, che fanno il lavoro benissimo, sono grandissimi medici, che dovrebbero però essere messi in condizione di lavorare certo dalla politica che amministra le ma infatti sanitarie. Se adesso con questo piano di rientro, Arcangelo, il blocco del turnover, noi assistiamo a questo paradosso che dopo tanti anni si è realizzato questo centro cuore che era veramente un polo d'eccellenza, però è chiuso perché non si può assumere il personale. Se pensiamo ai medici di Cosenza che combattono perché ci sono stati oltre 100 pensionamenti, blocco del turnover, cioè non si riesce a dare risposte, e poi vediamo che i soldi comunque continuano ad essere sprecati, altro che piano di rientro, cioè piano di rientro è solo per i cittadini che hanno meno servizi e più ticket da pagare. Comunque in Calabria in questo è da sempre, però in questi ultimi tempi c'è un'attenzione maggiore, perché se pensiamo a quanto è successo a Reggio, un'altra inchiesta ad esempio sta riguardando Calabria Etica, assunzioni clientelari si presume, si sospetta, fatte con questa fondazione che doveva aiutare la regione nei progetti sociali. E poi c'è un'altra inchiesta sull'Alaco, questo grande invaso tra Vibo e Catanzaro,
sempre al centro di tante inchieste perché è stata erogata acqua inquinata e adesso anche altri sette funzionari della regione, 7-8, hanno ricevuto l'avviso di garanzia, Arcangelo. E C'è lo poi scandalo della Field c'è lo prima. scandalo della Field e abbiamo visto. Insomma, ovunque si guarda c'è comunque il sospetto o un'ipotesi di mala gestione, per usare un eufemismo. A Vibo, tra l'altro, anche l'ATERP è finita al centro di un'inchiesta della Procura. Guardiamo. Blitz, questa mattina degli uomini della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che su disposizione della Procura della Repubblica si sono presentati negli uffici dell'ATERP provinciale per acquisire documenti e carteggi inerenti ai 32 contratti a progetto che, secondo una certa fuga di notizie, sarebbero stati deliberati di recente dall'ente, che hanno sollevato un polverone perché sarebbero stati siglati in extremis proprio mentre la Giunta regionale deliberava la decadenza dei 5 commissari a capo dei rispettivi enti provinciali e perché avvenute a ridosso delle imminenti primarie del PD per scegliere il candidato a sindaco di Vibo Valentia, malgrado il commissario uscente avesse da subito chiarito che si trattava di assunzioni a seguito della riforma delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica approvata dal Consiglio regionale. Le fiamme gialle avrebbero acquisito anche documentazioni inerenti l'acquisto della sede in cui sono ubicati attualmente gli uffici dell'ente. Sereno e sicuro della correttezza delle sue azioni, il commissario Antonino Daffinà. Noi potremo così dimostrare che tutte le cose che sono state dette sui giornali in questi giorni non rispondono a verità. Primo, per quanto riguarda i contratti, in questo momento non è stato rinnovato nessun contratto, ma noi ci siamo sempre attivati alla procedura in concerto con il Dipartimento ed è un programma che riguarda la ricognizione degli immobili, la rimodulazione, la sistemazione giuridica, un'attività propedeutica alla nascita della nuova azienda regionale delle ATERP. E abbiamo attivato il progetto nel mese di luglio del 2014, attribuendo una durata di 6 mesi ai primi professionisti che hanno presentato regolare domande e che sono stati regolarmente valutati da una commissione. Al momento il progetto è fermo perché aspettiamo naturalmente indirizzo da parte del Dipartimento e impropriamente, come è stato detto sui giornali, non è stata fatta nessuna assunzione. Due, la sede. L'acquisizione di questa sede è una procedura avviata da chi mi ha preceduto, il dottore Romano, partendo con un canone di locazione e la possibilità con un diritto di opzione all'acquisto per un importo pari a 2.900.000 euro. Il canone di fitto per le casse dell'ente è stato ritenuto da sempre, anche da parte mia, un canone esoso per l'ente e quindi sempre di concerto con il Dipartimento abbiamo deciso di acquisire l'immobile al fine di poter risparmiare questi 100.000 euro, finalizzandole invece a un miglioramento degli immobili delle ATERP. E siamo riusciti insieme alla ditta proprietaria dell'immobile a raggiungere un accordo per l'acquisto ad un importo di 2.300.000 euro, risparmiando così circa 600.000 euro. Beh, noi speriamo che, come dice Daffina, insomma, le ipotesi tracciate dall'inchiesta non siano fondate, perché l'auspicio qual è? Che la magistratura si sbagli e che in Calabria in effetti le cose funzionano bene, ma purtroppo nella maggior parte dei casi non è così, Arcangelo, e lo sappiamo. Intanto anche sollevare sempre queste ombre, perché i concorsi non vengono fatti regolarmente, le assunzioni non vengono fatte in maniera trasparente. Questo non succede, è da sempre che ci sono, soprattutto sotto elezione, queste cose. Pensiamo anche alla stabilizzazione all'ASPE di Cosenza, che Ginepraio anche lì. Quindi noi auspichiamo che insomma, queste accuse non siano fondate, però sta di fatto che a guardare così anche superficialmente come vanno le cose c'è poco da stare allegri. Pensiamo ad esempio all'altra inchiesta che ha riguardato l'ARPACAL e sul neo presidente del Consiglio regionale Antonello Scalzo pende la richiesta di rinvio a giudizio, così come sul consigliere della Casa delle Libertà, consigliere regionale Giuseppe Graziano. Quindi è vero, vale la presunzione di innocenza, però i cittadini cosa devono pensare di fronte a queste cose
quando poi appunto vanno in ospedale non c'è bisogno della raccomandazione per avere la visita, vanno in qualsiasi ufficio e non vengono garantiti i servizi, non c'è lavoro, si pagano solo tasse e nient'altro. Una riflessione bisognerebbe anche farla. C'è una bellissima cosa comica di Paolo Guzzanti, che era al Giornale di Calabria, era un giornalista insomma importante, che ha formato tanti altri giornalisti quando esisteva il Giornale di Calabria. E allora raccontò qualche anno fa, in un articolo bellissimo che apparve sulla Stampa, che quando si trovava in Calabria appunto era sempre necessario avere una raccomandazione per qualsiasi cosa. E così, diceva lui, è nato il figlio di una coppia in ospedale, allora la moglie ha detto il marito, beh insomma, vallo a registrare all'ufficio anagrafe, e il marito le ha risposto: conosciamo qualcuno. Quindi anche il problema è un altro, no, e non c'è bisogno di Paolo Guzzanti per affrontare queste tematiche delicate. Ognuno di noi lo vede, sa. Questa cosa. Il problema è che noi, come dire, aspettiamo questo intervento della magistratura e poi ci lamentiamo pure della magistratura che va oltre i limiti che la Costituzione le avrebbe assegnato, cosa non vera. Il problema è che prima dell'intervento della magistratura alcune cose non andrebbero fatte, non perché sono censurabili penalmente, ma perché sono censurabili moralmente, che è un altro ragionamento. Fino a quando questo non accadrà, e mi pare che si stia andando in tutt'altra direzione, certo. Perché adesso si diventa garantista secondo se si sta al potere o meno, cioè chi non era garantista prima lo diventa quando va al potere, viceversa. Quindi questa situazione ha provocato nelle regioni più a rischio, più infiltrate dalla mala politica, più infiltrate dalla mala imprenditoria, più infiltrate dalla criminalità organizzata, ha determinato una serie di stranezze, e quindi il non intervenire in maniera preventiva, censurabile, censurando moralmente alcune cose, e quindi dicendo a un politico: tu questo non lo puoi fare perché è una cosa che non va bene, lascia stare se è reato o meno, non va fatta, perché non è una cosa corretta moralmente. Se non si arriverà da parte delle forze politiche a ragionare così, o ad un politico bisognerebbe dire: tu non puoi ricoprire una carica istituzionale perché sei in questa fase discutibile moralmente. Infatti, altro che se sei le tue cose, colpevole poi o no, tu sei discutibile. Sì, tutto questo invece, per colpa, come tutti sanno, di 20 anni di come dire, orientamento culturale in questa direzione, invece si è arrivati ad un garantismo esasperato, e quindi poi alla fine arriviamo a queste assurdità che stiamo sentendo insomma negli ultimi anni, e non è una cosa positiva. Assolutamente non è una cosa positiva. E poi il vero cambiamento in Calabria come in Italia, secondo me, passa dalla moralizzazione della politica e della burocrazia, non per dare solo la croce addosso a loro, Arcangelo, però noi sappiamo che la politica è quella che decide, che organizza la vita della società, che orienta lo sviluppo, che orienta la crescita, e quindi dipende tutto da lì. Se i politici, se la classe dirigente a tutti i livelli, se le istituzioni rispettano l'etica, allora anche i cittadini sono costretti a rispettare l'etica. L'esempio vale, non è vero che siamo tutti uguali. Allora, adesso diamo la linea alla regia, poi di nuovo in studio per la seconda parte di Nera di Calabria. Allora, adesso vi mostriamo questa operazione dei carabinieri, un'operazione veramente interessante che è scattata nel Catanzarese, a Guardavalle. Sono stati individuati due latitanti, erano nascosti in un bunker. Oramai si sa, i latitanti stanno sempre sotto casa, in casa, lo confermano tutte le catture a cui abbiamo assistito in questi anni, e quindi anche questi due presunti esponenti della cosca Gallace erano nascosti in un rifugio nel ristorante dei genitori di uno dei due. Vediamo.
Un bunker sotto una grande cella frigorifera. Ecco dove si nascondevano Franco Aloi e Nicola Tedesco, i due latitanti scovati e arrestati dai carabinieri di Soverato e Catanzaro nell'ambito dell'operazione Frigge, dopo un anno e mezzo di ricerche incessanti serrate. I due presunti esponenti della cosca Carlace Gallelli, attiva su Guardavalle Badolato, sfuggiti all'arresto nel luglio del 2013, pensavano di essere al sicuro nell'albergo-ristorante Molo 13 di Guardavalle, di proprietà dei genitori di Tedesco, che sono stati arrestati per favoreggiamento di Aloi. Ma i segugi dell'arma avevano capito, per inanto familiare ed amici, che i due erano in zona. Quando hanno avuto la certezza, con uno stratagemma, un controllo dei NAS nelle cucine del ristorante, sono entrati. Ad insospettirli, il nervosismo dei titolari e degli strani rumori provenienti dalla cella frigorifera. Sono entrati in azione i carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori, che hanno individuato la botola, aperta la quale si sono calati nel rifugio sotterraneo, e per i due latitanti non c'è stato nulla da fare. Franco Aloi, cognato del boss Vincenzo Gallace, ritenuto esponente di primo piano della consorteria, mentre Tedesco sarebbe un affiliato. Questo è un successo dovuto all'attività sinergica dei vari reparti dell'Arma dei Carabinieri, dal nucleo investigativo del Comando Provinciale, la stazione Carabinieri di Guardavalle e lo squadrone di portato cacciatori. È stato importantissimo sia il lavoro dietro l'esito di questa attività, sia il fattore sorpresa gestito dalla stazione Carabinieri di Guardavalle, in quanto ciò ci ha permesso di entrare nei locali, scandagliare i locali, tutti i locali di una struttura ricettiva quale quella alberghiera del Molo 13, e riuscire a scovare un rifugio che ad occhio nudo non sarebbe stato possibile rilevare. L'albergo, la struttura alberghiera è molto, molto grande e molto estesa. Il bunker è stato rinvenuto all'interno di una cella frigorifera attiva, non dismessa, dove, ripeto, ad occhio nudo non era assolutamente rilevabile la presenza di un bunker del genere. La chiusura era a pressione, se non avessimo avuto l'attrezzatura e c'era difficile arrivare a scoperchiare il bunker. Beh, sicuramente i nostri complimenti ai carabinieri di Guardavalle e del comando provinciale di Catanzaro Arcangelo, perché sono stati veramente, veramente bravi. E adesso rimaniamo nel catanzarese, perché è stato arrestato un agente della polizia penitenziaria. Vediamo il perché. Da agente di polizia penitenziaria a Postino della Cosca è finito in manette con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata Luigi Petruzza, 53 anni, in servizio presso il carcere di Siano. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile di Catanzaro. Secondo le accuse avrebbe agevolato le comunicazioni interne al carcere tra detenuti della Cosca Giampa di Lamezia Terme. Inoltre avrebbe portato all'esterno della struttura carceraria i pizzini contenenti le direttive e i messaggi degli affiliati reclusi a quelli liberi. L'arresto è stato eseguito al termine di complesse indagini condotte dalla squadra mobile, dopo le dichiarazioni rese dal capocosca Giuseppe Giampà, 35 anni, e dalla moglie Francesca Teresa Ameliadò, 29 anni, nipote di Petruzza. I due avrebbero riferito delle presunte responsabilità dell'agente di polizia penitenziaria. Quest'ultimo, secondo l'accusa, in più circostanze si sarebbe reso disponibile a consegnare le direttive scritte in carcere da Giuseppe Giampà agli affiliati liberi e a recapitare le relative risposte all'interno della casa circondariale. Per le sue prestazioni, sempre secondo l'accusa, l'agente avrebbe ricevuto beni e servizi a titolo gratuito da parte di alcuni affiliati alla Cosca Giampà. I fatti risalgono al periodo in cui c'era detenuto presso il carcere di Siano Giampà Giuseppe, capo della Cosca Giampà in quel periodo e poi diventato collaboratore di giustizia. Già all'epoca avevamo trovato dei pizzini che fuoriuscivano dal carcere di Catanzaro e avevamo avuto, a nostro parere all'epoca, l'idea investigativa che potessero arrivare proprio da Giampà Giuseppe in relazione al contenuto degli stessi. Si trattava di mandati omicidiari, di rendiconto su estorsioni che furono trovati ad alcuni sodali della Cosca Giampà. Successivamente Giampà Giuseppe diventa collaboratore di giustizia e, oltre a disvelare tutta una serie di meccanismi criminali sulla Lamezia Terme, parla anche di alcune complicità, e parla di questa complicità che avevano all'interno del carcere di Siano con questo appartenente alla polizia penitenziaria che veicolava
sia nello stesso carcere delle informazioni per conto della cosca e portava anche all'esterno dei pizzini che poi venivano distribuiti dalla moglie del Giampa ai sodali. Un dato particolare è che questo appartenente alla polizia penitenziaria era uno zio acquisito di Giampa Giuseppe, che non credo che abbia mai fatto presente alla direzione del carcere questa particolarità che forse lo rendeva un po' incompatibile. Arcangelo, il metodo dei pizzini continua imperterrito nonostante sia stato fatale a molti boss di Cosa Nostra, a cominciare da Provenzano, ma a tanti altri dell'Andrangheta e della Camorra. Sì, è vero, in particolare anche in un'inchiesta della DDA di Reggio Calabria, uno dei giovani, diciamo, del clan Pesce venne sorpreso proprio da un agente della polizia penitenziaria, in questo caso in positivo, cioè fu questo agente della penitenziaria ad accorgersi che aveva, insomma, un pizzino che doveva, credo, indirizzare Francesco al fratello, Pesce, Francesco Pesce, sì, indirizzare al fratello, e questo pizzino poi confermò che stava con quel documento dando al fratello l'incarico di gestire la cosca. Il carcere di Siano è pure famoso perché dal carcere di Siano, attraverso un telefonino, le cosche, diciamo, dell'area tirrenica settentrionale della Calabria, in particolare di Paola, riuscivano a comunicare. C'era una guerra in corso e attraverso questo telefonino che circolava, insomma, riuscivano a dare ordini, a ricevere imbeccate. Ci fu in questo caso la collaborazione di un altro pentito, Maurizio Giordano, che spiegò ai magistrati della DDA di Catanzaro quello che stava avvenendo, e poi questa inchiesta in qualche maniera si incrociò con un'inchiesta molto triste che riguardava un episodio terribile, cioè l'uccisione di un operaio forestale, Antonio Maiorano, ammazzato a Paola nel luglio del 2007, mentre si era seduto al posto del vero obiettivo dei killer, che era il boss Giuliano Serpa. L'ordine e l'organizzazione anche di questo delitto avvenne per il tramite sempre anche di questi colloqui telefonici che avvenivano dal supercarcere di Siano all'esterno, quindi alla zona del Paolano. Poi due inchieste hanno, insomma, intanto fatto luce sul delitto e i responsabili sono stati condannati con sentenza definitiva, e hanno fatto pure luce su questo giro che c'era di informazioni. Quindi la vicenda dell'agente di polizia penitenziaria, che la cosa che ha sottolineato il dottore Rodolfo Ruperti, è davvero interessante e strabiliante, cioè nessuno si era posto il problema che questo era addirittura non si è acquisito di Giampa, quindi era obiettivamente incompatibile. E Giampa non è sicuramente un detenuto comune, insomma. E comunque, Arcangelo, continuano i pizzini, ma ovviamente sia i boss della mafia, sia quelli dell'Andrangheta che quelli della Camorra, da tempo hanno scelto e sono molto attivi nella cosiddetta mafia 2.0, nel senso che utilizzano molto le nuove tecnologie per comunicare, per dare ordini, a partire da Facebook, ma anche lo facevano via Skype, hanno utilizzato, insomma, tutta la Darknet, questa rete sotterranea che è stata anche individuata dagli agenti, lo fanno soprattutto i narcotrafficanti, insomma tutti questi nuovi sistemi di comunicazione, anche WhatsApp adesso che è diventato molto utilizzato, questo sistema di messaggerie. E durante le inchieste molti affiliati o esponenti anche importanti delle consorterie criminali sono stati intercettati proprio grazie, individuati e intercettati grazie a Facebook, grazie alla rete, perché poi ci sono alcuni che magari si nascondono e cercano di comunicare in maniera così anonima e riservata. Altri invece la utilizzano molto apertamente, si vantano, come ad esempio ci sono stati dei casi, Arcangelo, prendiamo anche Pasquale Manfredi di Crotone, che aveva come nickname Scarface, o anche altri, Donato Fratto ad esempio, che è stato arrestato perché dava appuntamento per un raduno in Sardegna. Ci sono altri che, insomma, la utilizzano apertamente. Beh, uno, un latitante campano, per esempio, è stato arrestato a Rende, Giuseppe Quagliarello, perché per scappare ai magistrati partenopei si era rifugiato in Calabria e andava su Facebook nel tempo libero per, come dire, trovare nuovi amici, soprattutto nuove amiche.
usava naturalmente un nome fittizio, la polizia l'ha individuato, gli ha teso una trappola perché una donna che poi era un assistente della polizia di Stato si è finta insomma, interessata a lui, hanno stabilito un appuntamento, qua è andato all'appuntamento, lo hanno dunque arrestato, ma ci sono anche casi di mafiosi siciliani, il nuovo capo del quartiere Arenella di Palermo, Palazzotto, era uno che sempre con finto nome su Facebook pubblicava però le sue vere fotografie, le sue gite in limousine, ma addirittura il 15 marzo del 2014 ha postato una frase, no, tratta dal Vangelo secondo Matteo, che diceva insomma che i perseguitati della giustizia avrebbero trovato pace nel regno dei cieli, e essendo il Vangelo secondo Matteo. Si intuì che era un messaggio a sostegno di Matteo Messina Denaro, il più grande in questo momento latitante esistente in Calabria e in Italia, che tra l'altro insomma un siciliano, come sapete, del trapanese. Ci sono tantissimi esempi pure di come noi su Gazzetta del Sud abbiamo pubblicato un'inchiesta proprio sull'uso criminale di Facebook, e è stata fatale l'amicizia, per esempio, nata su Facebook tra Fabrizio Pioli, l'elettrauto di Gioia Tauro, e Simona Napoli. Loro si sono conosciuti su Facebook, poi è nata una relazione, la donna era già sposata, per cui Pioli purtroppo poi è stato ammazzato dal padre della Napoli, il corpo è stato trovato molti mesi dopo. Facebook è stato anche il luogo dove, non so, Luigi Bonaventura, ex boss crotonese, oggi pentito, insomma, sfoga le sue legittime, come dire, lamentele contro il servizio di protezione dello Stato, dove Maurizio Lo Giudice, dello Giudice di Reggio Calabria, denunciava presunte, come dire, vessazioni giudiziarie, è il luogo virtuale nel quale Denis Cosco, la figlia di Lea Garofalo, prima di finire sotto il programma di protezione, per fortuna nel programma di protezione, postava le foto della mamma, no? Dimostrando tutto il suo dolore pubblicamente. Oggi quel sito è stato oscurato, insomma è un luogo che è perfettamente speculare alla società, cioè ormai è un modo, certo, Facebook per comunicare con gli altri, per cui anche le forze di polizia, e mi fa rabbrividire la circostanza che sempre in ragione di questa spending review possano essere soppressi i posti della polizia postale. Infatti, delle questo è un errore madornale, che è la nuova frontiera dell'investigazione. Infatti, anche perché loro la utilizzano tantissimo, ebbene, quelli che sono stati intercettati sono soltanto pochissimi, la punta dell'iceberg, perché poi viene utilizzato veramente bene il Facebook, ma anche tutti gli altri social network, insomma, ed è assurdo che si penalizzi, si chiudano le postazioni della polizia postale, quando non solo per l'andrangheta, non solo per le mafie, ma anche per, pensiamo alla pedofilia, allo stalking, sono diventate fondamentali per le inchieste e per acciuffare questi criminali. Hanno acquisito competenze eccezionali, adesso noi chiudiamo e magari poi manteniamo, municipalizzate e quant'altro, che veramente non servono a nulla, lì si solo preannuncia il taglio, non si fa mai. Questa è veramente una vergogna, e ci dovrebbe essere molta più, diciamo, reazione a questa proposta. Comunque noi seguiremo, perché appunto poi diventa anche curioso, sfizioso seguire questi passaggi sulla rete dei mafiosi che declamano, rivendicano la loro mafiosità, non tutti poi utilizzano magari dei codici per mandare messaggi, ma anche semplicemente per esaltarsi o rivendicare un proprio ruolo. Arcangelo, un'altra inchiesta che in questi giorni ha sollevato molto clamore è l'inchiesta che riguarderebbe il presidente di Confindustria Sicilia, Montante. Ecco, Antonello Montante, diciamo che è considerato insieme a Ivan Lobello, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, quelli della svolta, quelli che hanno segnato il nuovo corso, degli imprenditori che si sono ribellati alle collusioni con la mafia, con Cosa Nostra. Ebbene, come ha pubblicato Repubblica, sono solo delle indiscrezioni che non sono state confermate, qui stiamo vedendo proprio le immagini riprese da Telefutura Nissena. Ecco,
secondo queste indiscrezioni sarebbe al centro di due inchieste, della DDA di Caltanissetta e di quella di Catania. Certo, questa notizia ha avuto un effetto, insomma, molto dirompente. Già nell'aprile scorso, dobbiamo essere onesti, i giornalisti della rivista I Giovani Siciliani, questa rivista che è l'eredità un po' di Pippo Fava ed è diretta da Riccardo Orioles, aveva denunciato i rapporti, i presunti collegamenti tra Antonello Montante, che è diventato simbolo anche dell'antimafia in Sicilia, e ad esempio Vincenzo Arnone, figlio di Paolina Arnone, boss di Caltanissetta, che si è suicidato in carcere dopo l'arresto. Che cosa sta succedendo? Montante, presidente di Confindustria Sicilia, è responsabile nazionale di Confindustria Arcangelo, e proprio nei giorni scorsi aveva annunciato la costituzione di parte civile nei processo per i fatti di mafia capitale. Aveva chiesto due settimane fa anche l'istituzione obbligatoria di un'ora di legalità nelle scuole, e adesso lo ritroviamo con pesanti accuse. Ma dobbiamo chiarire un attimo il contesto. Lui è di Caltanissetta e questi pentiti che lo accusano sono tra l'altro, come dire, personaggi che lui ha combattuto. Certo, ha combattuto e ha ovviamente che si è curato di isolare anche nell'ambiente imprenditoriale. Quindi attenzione pure a tutte le manovre, come dire, che possono essere fatte, e di questo abbiamo scuola. Ci furono dei pentiti, cito perché parliamo della Sicilia, per questo Giovanni Falcone, perché sono stanco pure di sentir citare Giovanni Falcone ad ogni piesso spinto e di vedere il suo cadavere trascinato in giro per l'Italia, magari pure da gente che l'ha osteggiato in vita, l'ha combattuto e l'ha oltraggiato. Però lo cito Giovanni Falcone perché a un certo punto della sua carriera, quando era a Palermo, si presentò un pentito e cominciò a dire delle cose che non erano assolutamente credibili. Fu un tentativo in quel caso di spostare l'attenzione, di dire cose non probabili. Falcone lo mise da parte. È accaduto più volte in Calabria che finti pentiti abbiano tentato di inquinare, così come è accaduto, attenzione, anche in Campania. Io credo che questa sia una situazione molto delicata e che sia giudiziariamente nelle mani giuste, cioè nelle mani di magistrati, inquirenti che hanno grande esperienza di cose mafiose. La Sicilia è anche, no, la Sicilia di Tomasi di Lampedusa, c'è, cioè una Sicilia di Sciascia, dove purtroppo quel che appare può non essere. Per questo è la Sicilia anche di Luigi Pirandello, no? Certo. Per cui dobbiamo capire che cosa si muove veramente. Io ritengo che si tratti anche in qualche modo di una vendetta, e comunque sia, se nel passato di Montante e di Lobello, perché Montante è legatissimo a Lobello che ha iniziato questa grande stagione di riscatto, se dovesse esserci qualcosa di strano nel passato, apparterebbe comunque al passato. Tutto quello che Montante ha fatto fino ad oggi è straordinario. Perché contestargli di aver avuto come testimone di nozze Vincenzo Arnone Arcangelo, e Montante si è sposato giovanissimo, tra l'altro, erano tutti e due di Serra di Falco. Se questo è successo quando lui aveva 17-18 anni, perché si è sposato a questa età, è contestare questi rapporti di conoscenza, o che lui, questo Arnone, sia stato il testimone di nozze, beh, non può essere un qualcosa di, insomma, di provante dei suoi legami. Tra l'altro, uno dei pentiti che lo accusa, appunto, è di Serra di Falco anche lui, quindi, ed è stato un ex presidente della provincia, un funzionario della provincia, insomma, aveva dei ruoli. Montante. Allora, noi sappiamo benissimo che c'è un'antimafia di professione, un'antimafia di facciata, che spesso ci ritroviamo con delle brutte sorprese, però dobbiamo anche, come diceva Arcangelo, stare attenti alle delegittimazioni, perché l'azione di Montante, che dal 2012 è presidente di Confindustria Sicilia, beh, è univoca. È il fatto che proprio nei giorni scorsi era stato designato per l'agenzia dei beni confiscati alla mafia. Beh,
Io non vorrei che fosse una strana coincidenza, quindi che ci fosse veramente la delegittimazione per in qualche modo indebolire questa azione, che nel bene o nel male Confindustria Sicilia, insieme anche all'associazione Addio Pizzo, sta portando avanti con coraggio da tanti anni. Qualche segnale di discontinuità forte è arrivato grazie a loro, Arcangelo. E poi non credo che la Federazione Antiracket Italiana, il FAI, insomma, alla quale è legato un simbolo per davvero serissimo e credibile come Dano Grasso, avrebbe mai potuto esprimere solidarietà e sostegno a Montante se non Infatti. Fosse convinto di questo. Quindi starei molto attento a questa cosa. D'altronde io, come si sa, ed è una cosa pubblica che non ho timore di dire anche in televisione, io ho una grande avversione verso i pentiti, i collaboratori di giustizia, perché basta niente per lanciare fango, metterti, come dire, in cattiva luce, vendicarsi un fatto certo. vecchio, eccetera. Quindi i pentiti sono come la nitroglicerina, vanno manovrati con grandissima attenzione, manovrati, manipolati, non so quale neanche termine, certo. usati, non gestiti. So, gestiti, non so, tutto qualsiasi verbo vogliamo sì. usare è un verbo che lascia in qualche maniera spazio a un doppio senso. Quindi diciamo che sono delicati da trattare, soprattutto in questo caso, perché insomma, comunque sia, Montante e Lobello stanno dando segnali univoci contro la mafia in Sicilia come raramente era stato in passato. Infatti hanno avuto il coraggio di espellere imprenditori di peso che però erano legati alle cosche, e comunque appunto speriamo che non ci sia nulla. Sempre per questo discorso anche del messaggio di speranza che dobbiamo dare anche ai cittadini e di fiducia. E io credo che, visto che il riservo delle procure sia di Caltanissetta che di Catania, Arcangelo, staranno vagliando le dichiarazioni di questi pentiti, difficilmente ci potrebbe essere altro, ma in ogni caso è bene che si faccia luce. Sta di fatto che non bisogna subito così cominciare a polemizzare o puntare l'indice contro Montante o contro quello che stanno facendo gli industriali o le altre associazioni che si muovono contro il pizzo in Sicilia, perché è già difficile portare avanti queste iniziative. Se poi c'è l'ombra del sospetto attorno alle persone che sono diventate in un certo senso anche simbolo, beh, è veramente... non se ne esce. E d'altronde quindi... anche l'inchiesta Emilia, no? L'ultima, ha dimostrato come si stesse montando una campagna di stampa contro l'ottimo prefetto di Reggio Emilia, infatti, che quella è stata... faceva le interdittive antimafia contro le aziende che poi sono risultate le aziende legate alla mafia, e era stato creato pure lì tutto un movimento. Sì, e... ma infatti anche eravamo in con Emilia, la complicità di alcuni giornalisti insomma per delegittimare il prefetto, e poi a distanza di qualche anno abbiamo visto quali sono stati i risultati e come e quanto aveva ragione quel prefetto. Quello che dice un pentito, questo è il punto, non è Vangelo, cioè non si può pensare che siccome un pentito dice una cosa è vera, perché non è così, può non essere così, né si può distruggere, mi riferisco a Montante, ma mi riferisco a centinaia di casi che riguardano Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Lombardia, Piemonte, non è che un pentito è la bocca della verità, bisogna stare attenti a queste cose, perché poi tu trascini una persona e la distruggi. Nell'inchiesta Emilia, per tornare, perché glielo dobbiamo, è stato arrestato un imprenditore che non c'entrava nulla, sì, era uno infatti. Che aveva un'omonimia, cioè era omonimo sì. di un altro, ed è stato 8 giorni in carcere, i giornali lo hanno massacrato, l'opinione pubblica, la televisione, lo hanno fatto passare certo, per un mostro, questo non c'entrava nulla. Abbiamo una storia in Calabria di cui mi sono occupato, di cui la Gazzetta del Sud si è occupata a fondo, di un uomo accusato di un omicidio avvenuto a Cosenza negli anni 80, ingiustamente, che ha fatto 13 anni di carcere, non aveva fatto quell'omicidio. Assolutamente. È stato accusato e condannato per un fatto che non aveva commesso. Gli errori ci stanno attenzione. E infatti noi perché diciamo sempre che anche quando rendiamo conto delle operazioni, delle inchieste, attenzione alla presunzione di innocenza, perché tra i pentiti, tra indagini magari non fatte in maniera approfondita e serie, spesso vengono buttate in pasto all'opinione pubblica persone che sono innocenti, che nulla hanno a che fare con i fatti contestati. Quindi massima cautela. Su questo ci fermiamo, comunque vi terremo aggiornati anche su questa
vicenda, grazie ad Arcangelo Badolati, grazie alla Gazzetta del Sud, grazie a Luca Chita in regia e grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.